La costante unione con Dio e l'obbedienza alla Chiesa, un profondo senso di giustizia e l'amore verso i poveri. Questi cardini che hanno orientato la vita di Don Luigi Sturzo e che sono stati accertati in un percorso ventennale che è arrivato fino ad oggi alla chiusura del processo diocesano di beatificazione del prete di Caltagirone. Per tutta la famiglia Sturzo è un momento importantissimo, è una battaglia che ho visto combattere a mio padre, a mio zio, che adesso non ci sono più, però tocca a me, ai miei fratelli, ai miei cugini, continuare a vivere questo momento di cammino che è anche un cammino di fede. L'impegno politico, dalla fondazione del Partito Popolare all'opposizione in esilio al fascismo, alla presenza nel Parlamento Repubblicano, è il tratto più noto di una figura che, prima di tutto, era e amava essere un sacerdote, come soleva ripetere. Io non sono che un prete, questo ce lo dimentichiamo, perché per lui questo non era un'etichetta, soprattutto non era un'immagine esteriore, era una convinzione profonda, era un impegno spirituale di altissimo livello. Ora gli atti passano alla Congregazione per le cause dei Santi per il vaglio del Vaticano, ma intanto da questo processo arriva un messaggio importante per credenti e non credenti, in particolare della sua terra d'origine. Sturzo ci dice che la Sicilia, che ha dato cose di cui possiamo essere orgogliosi tutti gli italiani al mondo intero, può essere ricordata e deve essere ricordata per questi uomini, per questi esempi di virtù.